14 ottobre 2010, giornata mondiale della spirometria. Abbiamo il professor Francesco De Blasio, delegato della società che organizza questa importante giornata. Siamo a Roma, alla Galleria Colonna. Perché è importante mettere in agenda una data come il 14 ottobre? Beh, innanzitutto devo dire che in questo momento in tutto il mondo si sta svolgendo questa manifestazione, si chiama giornata mondiale per questo motivo. È importante perché bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica su un esame semplice, ripetibile, non invasivo, qual è la spirometria. È l'elettrocardiogramma per il cardiologo, la misurazione della pressione per chi soffre di pressione alta, per cui è importantissimo che noi qui ci siamo e siamo numerosi per far capire quanto sia importante questo esame. È un esame difficile da sostenere e da effettuare per il cittadino? Assolutamente, si può fare in qualsiasi struttura ospedaliera o ambulatoriale del Sistema Sanitario Nazionale, costo assolutamente limitato, per di più convenzionato dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi la semplicità di esecuzione ne è la conferma. Tutti respiriamo 24 ore al giorno e questo serve a vivere, perché con la respirazione introduciamo ossigeno che ci serve per avere prodotti energetici nell'organismo. La misura del respiro è in grado di dirci precocemente se il futuro dei nostri bronchi e dei nostri polmoni è assicurato o può avere dei danni. È un esame molto semplice da fare anche sulle piazze, nelle farmacie, nello studio del medico di medicina generale, e deve diventare un'abitudine come la misura della pressione, come la glicemia, come l'elettrocardiogramma. Oggi noi facciamo un esame che alla fine restituisce soltanto un'indicazione di possibile malattia o di possibile salubrità. Chiaramente il medico che fa questo esame fa anche la visita, può raccogliere altri dati. Oggi noi vogliamo soltanto porre il riflettore su questo esame, poi chiaramente sta al medico trarre le conclusioni più importanti, però si può capire se si è al di qua o di là di una certa linea, che è la normalità. C'è una fascia di età che è più soggetta a problemi di respirazione, che deve fare il test, diciamo, regolarmente, oppure è per tutti i cittadini? Dai 6 anni in poi l'esame è eseguibile con assoluta, diciamo, sicurezza. Il paziente tipico che deve fare l'esame è l'ultra quarantenne, maschio o femmina, fumatore e che ha sintomi di malattie respiratorie, tosse, catarro oppure difficoltà a salire le scale, affanno. Un paziente che non rientra in queste categorie può fare l'esame soltanto a scopo, diciamo, di prevenzione o di screening. Avete scelto un testimonial d'eccezione che è un campione di nuoto, Massimiliano Rosolino. Quanto è importante un esame di questo tipo per gli sportivi? Oltre che obbligatorio, ovviamente per l'idoneità fisica agonistica, è importantissimo per controllare che l'attività sia svolta in assoluta serenità, in assoluta tranquillità. Ovviamente il soggetto sportivo, Massimiliano e tra questi, hanno un eccesso di funzione polmonare, questo è abbastanza ovvio, anzi è assolutamente atteso e desiderato. Quindi ricordiamo, il 14 ottobre 2010 è la giornata mondiale della spirometria, nell'anno del polmone. Esattamente, è un'iniziativa che si svolge all'interno di un anno già pieno di iniziative, come la giornata senza tabacco che si è svolta nella scorsa primavera, la giornata diciamo, contro la polmonite, che è la prevenzione in alcuni paesi del mondo, la polmonite rappresenta ancora una gravissima emergenza sociale e sanitaria, e quindi l'anno si chiuderà con la fine di quest'anno con una serie di iniziative volte alla prevenzione. Perché la scelta di promuovere questa giornata anche all'interno del mondo politico e quindi chiedere ai parlamentari di eseguire il test per dare l'esempio sicuramente al cittadino? Beh, stamattina abbiamo avuto già alcune prove, abbiamo fatto delle spirometrie a dei parlamentari che si sono gentilmente offerti. Il parlamentare per eccellenza è il nostro rappresentante, la nostra cassa di risonanza. Se un parlamentare fa una cosa buona, diciamo, tranne rare eccezioni, deve rappresentare un momento di emulazione, quindi per noi è come se fosse un ulteriore testimonial oltre a quello che è stato Massimiliano. Su queste questioni non c'è nessuna differenza fra il politico, il deputato e il cittadino comune. Noi tentiamo di spingere anche gli altri a fare in modo di sviluppare quell'azione di prevenzione che lei diceva. Beh, perché è importante dare, per quello che possiamo, un piccolo esempio e uno stimolo a tutti i cittadini perché aderiscono a questo tipo di iniziativa, in quanto sapere come si sta
Sapere lo stato di salute, in questo caso dei nostri polmoni, è molto importante perché ci consente di prevenire tante situazioni antipatiche di malattia che poi, se contrastate per tempo, non danno poi danni maggiori. Che cosa ci si può aspettare alla fine di questa giornata? Beh, ci si può aspettare che chi come me ha avuto modo di riscontrare che, siccome è un fumatore, diminuisce la capacità di respirazione, viene invitato a riflettere. Quindi io ovviamente adesso dovrò riflettere sul fatto che la mia curva non è all'apice ma è un po' più sotto. È stato difficile fare il test? Assolutamente no, è una cosa semplicissima e devo dire anche simpatica. Per me è stato un pochetto difficile, ma perché in realtà non comprendevo bene il meccanismo dell'inalazione, ma in sé l'esame è veramente molto semplice, perché io sono un allievo un po', come dire, che si impegna e ha bisogno di più stimoli, ma al di là delle battute è veramente un esame semplice, indolore, che si fa in pochi secondi e che dà un responso immediato e certificato con il quale si può essere tranquillizzati per un verso, come è stato nel mio caso, sulla propria condizione, o viceversa andare dal medico e poi farsi aiutare e consigliare per risolvere eventuali situazioni negative. Un esame facilissimo, ripeto, di carattere preventivo, ma io credo che tutti i cittadini dovrebbero sottoporsi a questo esame spirometrico, perché a livello medico preventivo credo che può in qualche modo prevenire, in questo caso, alcune malattie di carattere respiratorio. Credo che i politici debbano dare l'esempio, un esempio stavolta un esempio positivo. Spesso i politici vengono additati per dare esempi negativi. Fare questo esame è importante per tutti. La popolarità che la politica ti dà deve in questo caso mettersi a disposizione, al servizio di una grande causa sociale, che è quella di fare in modo che tutti si sottopongano a un piccolo esame, un esame semplice, facile. Tutti noi respiriamo. Però tutti sanno, per esempio, che cos'è l'elettrocardiogramma, cioè quando uno vuole misurare il battito del cuore, ma nessuno pensa al fatto che il respiro, cioè quindi la capacità polmonare, è una parte integrante della nostra vita quotidiana. Noi respiriamo anche senza accorgercene. Io credo che su questo la politica debba fare uno sforzo divulgativo, spiegare alla cittadinanza che questo esame è un esame che va fatto, che tutti debbono fare, in particolare ovviamente le persone più anziane, quelle più a rischio, quelle che hanno ovviamente che possono avere delle piccole disfunzioni polmonari, ma in generale tutti debbono sottoporsi a questo esame, un esame facile che dura pochi minuti e che ti dà la possibilità di capire effettivamente come stanno i tuoi polmoni e se il tuo respiro è sufficiente. Cosa si aspetta da questa giornata? Ma mi aspetto quello che più o meno sto già vedendo, cioè un grande interesse, una grande sensibilizzazione da parte della gente comune e anche dei VIP, dei politici e delle persone più conosciute e affermate. Noi dobbiamo ringraziare per esempio Rosolino, che ha dato la sua immagine, ha prestato la sua immagine a questa cosa, un grande campione di sport, ma anche un grande campione di serietà e di generosità, e questa sua immagine prestata alla giornata mondiale della spirometria lo conferma.